Buonasera, la ringrazio per il suo intervento nell'ambito del Festival Culturale di Montebelluna e vorrei porle alcune domande. La prima, innanzitutto, è che cos'è per lei la cultura? La cultura per me è andare oltre. Penso che sia come la pulsione dell'uomo è sempre stata quella di andare oltre, vedere che cosa c'è dall'altro lato, vedere che tipo di luce c'è oltre il buio. E per me è l'unione di tutte queste cose, non distingo tra tecnologia, società, l'umanismo. Per me la curiosità che ci anima è cultura. Bene, grazie. E un'altra domanda, da dove è nata la sua vocazione per il suo ambito di ricerca e per i suoi studi? Sì, io devo dire, all'inizio a me piaceva tutto, devo essere sincero, mi piaceva sia le materie scientifiche che le materie letterarie, umanistiche, però poi ho visto che nell'ambito delle scienze, la matematica, c'erano più cose nuove da scoprire, c'erano tante cose nuove che magari in altri ambiti, perlomeno per me, ce n'erano un po' meno, finché poi a un certo momento della storia è nato il web e lì è stato amore a prima vista, come la falena, sono stato attratto dalla luce irresistibile del web e da lì poi sono tornato a fare quello che facevo prima, perché ora il web ha al suo interno tutta la nostra società, per cui incluso anche scienza, cultura, tecnologia, società, e per cui sono tornato a occuparmi di tante altre cose. E infine un'ultima domanda, visto che il nostro festival ha come sottotitolo La forza rivoluzionaria della cultura, come pensa si possa coniugare il suo ambito di ricerca e in particolare l'informatica e la sua conferenza in questo ambito? Sì, io penso che il bello dell'informatica sia che è scesa dalla torre e ha toccato la nostra società. Già con i nostri telefonini che abbiamo in mano, la rete si è espansa ed è tutto mescolato, cioè l'umanità, la società, la tecnologia, sono tutti ingredienti che fanno parte di questa torta meravigliosa che è il nostro presente e futuro. E per cui tutto quello che facciamo di nuovo nell'ambito tecnologico, ora come non mai, ha una ricaduta anche nell'ambito sociale. E questa è la cosa bella, bisogna sempre guardare oltre e guardare le cose da un altro punto di vista, sapendo che però tecnologia e società non sono due cose staccate, ma sono sempre due facce di un'unica medaglia. Grazie, la ringrazio moltissimo.